Il salmo che guida questa seconda domenica di Avvento è il Salmo 85, con quelle parole molto belle. Una promessa: amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno, verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo. Secondo gli esegeti è un salmo di ricostruzione. Viene scritto nel periodo post-esilico, quando Israele è tornato in terra promessa dopo l'editto di Ciro e la libertà da Babilonia. Eppure la ricostruzione si mostra difficile. Ricostruire è addirittura più difficile che costruire per la prima volta. E per capire questo torno con la mia memoria alla storia di una famiglia, storia vera. Era un uomo che si era sposato due volte, era rimasto vedovo, e in seconde nozze aveva sposato anche una vedova. Per cui avevano tanti figli dal primo matrimonio, dal secondo matrimonio, figli di lui, e poi i figli di lei e i figli avuti insieme. Nelle feste era una tavolata che non finiva più e era bello vederli. Non avresti saputo dire chi fosse figlio di chi o di quale nozze. Andava tutto bene. Poi però l'uomo morì, i figli erano oramai molto adulti. E morì anche la madre di alcuni di loro. E lì la famiglia, inaspettatamente, davanti agli occhi di tutti, si sfasciò. Lì capimmo tutti che quell'amore che li legava, e che era anche vero, era un amore senza verità. Non perché non si amassero, ma perché la loro storia era complessa e non erano stati aiutati a rivisitarla e anche a sanarla. E quando l'occhio vigile di questo padre, anche energico, a tratti duro, non c'erano più, l'unità tra loro era sparita. E questo è quello che capita ad Israele quando torna in casa. Ci sono i vecchi rancori. Non c'è più un nemico comune, diventano nemici tra di loro. Io ho fatto questo, quel campo era mio. La tua famiglia si comportò male con la mia famiglia. Prima dell'esilio, tutto il non detto viene a galla. Non si può ricostruire così. Costruire il futuro è come fare un balzo su un trampolino e lanciarsi, ma il trampolino non era abbastanza solido. E allora Israele si apre a questa speranza. Verità e amore si abbracceranno. Giustizia e verità si incontreranno. È quello che manca spesso alle nostre storie, non solo individuali, ma addirittura collettive. È per questo che ogni tanto escono fuori i vari revisionismi della storia, perché chi ha vinto ha demonizzato chi ha perso e ha fondato una civiltà in fondo su un inganno. Israele conosce questo rischio. E allora uniamoci anche noi alla preghiera di questo Salmo 85, perché il nostro futuro sia fondato realmente sulla solidità di Dio, e diciamo anche noi: mostraci, Signore, la tua misericordia. Mostraci, Signore, la
ascolterò che cosa dice Dio il Signore. Egli annunzia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli. La sua salvezza è vicina a chi lo teme, e la sua gloria abiterà la nostra terra. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Misericordia e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. La verità germoglierà dalla terra e la giustizia si affaccerà dal cielo. Quando il Signore elargirà il suo bene, la nostra terra darà il suo frutto. Davanti a Lui camminerà la giustizia e sulla via dei suoi passi la salvezza.